cipressi che a bulgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filare, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardarono. Inizia così l'ode più famosa di Giosuè Carducci davanti a San Guido. Il poeta prese ispirazione guardando fuori dal finestrino durante un viaggio in treno verso l'amata Bulgari. Percorrendo il Viale dei Cipressi arriviamo a Bulgari. A questo borgo Giosuè Carducci lega il ricordo degli anni spensierati e belli dell'adolescenza e lega la tenerezza del ricordo di nonna Lucia, l'amata nonna descritta nelle poesie. Da San Guido fino ad arrivare qui, i 2400 cipressi che percorrono quella strada in duplice filare hanno ognuno di essi un'anima ed ognuno di essi vive. Il Viale dei Cipressi, di cui parla Carducci, è una straordinaria strada rettilinea che dall'oratorio di San Guido, sulla vecchia Aurelia, conduce fino al castello di Bulgari, proprio all'ingresso della piccola frazione nel comune di Castagneto Carducci. Un tempo Castagneto Marittima, poi così ribattezzato in suo onore. Questo è lo studio della casa di Castagneto dove visse Giosuè Carducci per un anno e mezzo quando era bambino e che lo vide ospite anche quando era adulto e famoso. Lui amava moltissimo questi luoghi e ne trasse appunto ispirazione per alcune delle sue più belle liriche, tra cui San Martino, che è dedicata proprio a Castagneto Carducci, che si chiamava inizialmente Autunno, e di questa poesia nel nostro museo abbiamo proprio una bozza con la sua calligrafia. La nebbia agli irti colli pioviginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. La camera da letto che vedete in queste immagini è rimasta esattamente come l'ultima volta che ci dormì Carducci. I tessuti sono stati restaurati per donargli appunto l'antico splendore e le suppellettili e le carte d'apparati sono originali del periodo carducciano. In origine, il Viale dei Cipressi di Bulgari era lungo appena la metà di quello attuale e completamente sterrato. Solo dopo la morte del premio Nobel toscano per la letteratura, la strada prese l'aspetto che ha adesso, grazie alla volontà del conte Giuseppe della Gherardesca. Nel 1908 lo stesso fece porre all'inizio un obelisco per commemorare il poeta e dedicare di fatto a lui questo straordinario viale, considerato da molti uno dei più belli del mondo. I cipressi hanno avuto momenti difficili e al loro capezzale quasi si è arrivati in un accordo con il CNR di Pisa per poter togliere quelli malati dal cancro dei cipressi e poterli sostituire con quelli clonati che sono tenuti dentro la tenuta San Guido di proprietà della famiglia Incisa della Rocchetta. Quindi non più tardi di 2 anni fa abbiamo fatto l'ultimo intervento in accordo con la provincia sostituendo quelli malati con cipressetti nuovi. Il Viale dei Cipressi non è protetto dall'UNESCO, però è monumento nazionale e come tale ha necessità davvero di una cura, di una coccola, di un'attenzione in più e costante che tenga conto della sua bellezza e quindi lunga vita al Viale dei Cipressi del Carducci.